זוהר דה שיקגו כדרב כקוזה סיליקה מסך דפרטה נוסה מהונציונה דה שיזה כדטרמינל המייציונה רב ביזון לדיסטינגו את הצמצום ממסך צמצום מכוונדו יהיו דה שידו כתוטרי מייציוני סונו סולטנטו נה קונפונטי דה לעשות שטה Cioè, la restrizione significa che io non lavoro col mio ego, il desiderio di ricevere con lo scopo di ricevere. Ok, mala. Si va in avanti. Ho il desiderio di ricevere. Ecco. Se con lo scopo di ricevere, questa è la cosa che avevo prima. Io lo cancello per mezzo della prima restrizione. Sì, questo è chiaro. È rimasto soltanto il desiderio di ricevere. Con lo scopo di ricevere è cancellato. Che significa? Non si scompare, ma si trova sotto la restrizione. Io lo tengo, questo serpente. Lo tengo. Ora, al di là di questo, al di là di questo, sono forze nuove, nuove, meravigliose, che io ora devo ricevere ancora dal Borè per assomigliarmi a Lui. Come faccio ad utilizzare questo desiderio di ricevere con lo scopo di dare una soluzione? Cioè questa azione è la prima azione. Seconda azione, come io ricevo le forze dall'alto, perché questo desiderio di ricevere lo convertirò in modo che sia con lo scopo di dare un assoluto. Come faccio a farlo? Certo è la luce che porta al bene, il lavoro nel gruppo, ma è al di sopra della contrazione. Cioè la contrazione, Tzimtzum, è contrazione, è qua. Ciò si chiama la luce riflettente. Io non ho soltanto ristretto me stesso, ma io voglio restituire quella, il bene al padrone, al padrone di casa. Questa è la luce riflettente. La luce riflettente mi riporta, mi fa ritornare al padrone di casa, al Borè. Mi fa ritornare al Borè, luce riflettente, la luce che ritorna letteralmente. Quanto? Per quanto sono capace, perché la restrizione io faccio su tutto, io ho cancellato il desiderio di ricevere. Ora, lavorare al di sopra del desiderio di ricevere, io l'ho cancellato dall'utilizzazione, non è che si scompare, questo serpente si trova sempre. Come ora io lavoro col desiderio di ricevere come se io lo bruciassi dalla ricezione. Io distingo il mio desiderio di ricevere, lo converto allo scopo di dare un assoluto. Come faccio a farlo? Allora, questo viene fatto per mezzo dell'azione molto speciale chiamata luce riflettente. E tramite che cosa avrò la luce riflettente? Tramite la luce che riporta al bene, chiamata Torah. La luce riflettente. Quando io ricevo le forze aggiuntive, che posso lavorare col mio desiderio, in dazione, nella dazione con gli stessi piaceri che sono abituato a riceverli e sentirci il piacere, cioè al di sopra della forza umana. È una cosa che non abbiamo la minima cosa di questo. E così funziona. Sì.